Celebriamo la terza domenica di Pasqua, ci introduciamo con il canto 72 a pagina 44. La Pasqua del Signore allieta i nostri cuori, è vinto ormai la morte, la vita regnerà. Alleluia, la vita regnerà. Il Cristo che risorto ci rende amici suoi, soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. Alleluia, per lui ci conquistò. Innati nel peccato, nell'acqua ci salvò, rinati come figli al Padre ci portò. Alleluia, al Padre ci portò. Lo Spirito di Dio, sorgente di unità, prepara i nostri cuori per Cristo che verrà. All'ingresso della bontà di Dio piena è la terra, alleluia, la sua parola creò l'universo, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo risorto e dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Il Signore si presenta a noi come luce, luce dei nostri cuori in particolare. Apriamo il nostro cuore a questa sua luce che allontani le tenebre del male, del peccato che possono essere entrate nei nostri cuori. Tu che sei stato costituito figlio di Dio in virtù della risurrezione dei morti, Kyrie eleison. Tu che sei vita e luce dei credenti, Kyrie eleison. Tu che susciti e sostieni la nostra fede, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Odiamo e ringraziamo il Signore risorto, luce del mondo, e diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, luce e conforto di chi crede in te, ravviva sempre più nella tua Chiesa i desideri che tu gli hai suscitato nel cuore e, rivelando la sublimità delle tue promesse, rendi più certa la nostra speranza, così i tuoi figli potranno aspettare con fiduciosa pazienza il destino di gloria ancora nascosto
ma già contemplato senza ombra di dubbio dagli occhi della fede. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Essi gli risposero: «Noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlare male di te. Ci sembra bene, tuttavia, ascoltare da te quello che pensi. Di questa setta, infatti, sappiamo che ovunque essa trova opposizione». E avendo fissato con lui un giorno, molti vennero da lui nel suo alloggio. Dal mattino alla sera, egli esponeva loro il regno di Dio, dando testimonianza, e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti. Alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Essendo in disaccordo fra di loro, se ne andavano via, mentre Paolo diceva quest'unica parola: «Ha detto bene lo Spirito Santo, per mezzo del profeta Isaia, ai vostri padri: vada questo popolo e di udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed esse ascolteranno». Parola di Dio. Salmo. Alleluia, alleluia, è risorto Signore. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Alleluia, alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria. A lui si prostrino tutti gli dèi. Alleluia, alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Alleluia, alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Tu,
di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra queste siete anche voi chiamate da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché della vostra fede si parla nel mondo intero. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito, annunciando il Vangelo del Figlio Suo, come io continuamente faccia memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, ma finora ne sono stato impedito, per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Parola di Dio. Canto al Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo in Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. Fermiamo la nostra meditazione sulle prime parole del Vangelo di oggi. Gesù che dice: io sono la luce del mondo, dove per mondo si intende l'umanità, ma la parola mondo nel Vangelo ha una nota un po' negativa, perché si parla di un mondo che è nelle tenebre. Ecco perché Gesù dice: io sono luce di questo mondo nelle tenebre. Già il vecchio Simeone aveva profetizzato Gesù come luce per illuminare le tenebre, luce che splende nelle tenebre, le tenebre del mondo. Cosa vuol dire allora tenebre? Cosa sono queste tenebre? Sono tutte le azioni malvagie, tutte le opere cattive degli uomini, sono le parole bugiarde, le idee false, sono i sentimenti di cattiveria, di odio. Tutto ciò che insomma è peccato, vizio e male, tutto questo è tenebra. E allora che cosa è la luce, che è il contrario delle tenebre? La luce è tutto ciò che è bene, la luce è verità, è giustizia, opere buone, virtù, amore. E la Sacra Scrittura dice che Dio è luce vera e perfetta, in Lui non ci sono tenebre. E allora noi siamo figli di Dio, dobbiamo essere, come dice la Scrittura, figli della luce, di tutto ciò che è vero, bello, buono, giusto, amore. E Gesù è luce, io sono luce del mondo. E nel credo diciamo che Gesù è luce da luce. E quindi dobbiamo camminare nella luce, cioè camminare sempre nel bene. E poi nella Bibbia ci sono altre frasi che amplificano un po' questa idea di Gesù luce, del camminare nella luce. Si dice che noi dobbiamo dare testimonianza alla luce, dobbiamo andare alla luce, dobbiamo credere nella luce, dobbiamo brillare di luce, vedere la luce, vestirci di luce, aprirci alla luce, irraggiarci di luce. Sono tutte espressioni che troviamo nella Bibbia per indicare proprio l'importanza di essere persone luminose, persone solari, persone positive. E per essere così luminosi dobbiamo essere illuminati dal Vangelo che è luce, dobbiamo lasciarci illuminare da Gesù. Pensiamo a Gesù come fosse il contatore della luce. Noi facciamo in modo che non giri tanto il contatore, perché altrimenti dobbiamo pagare le bollette della luce. Invece per Gesù dobbiamo dire: gira, gira sempre Gesù, è forte nel nostro cuore. Perché se il contatore della luce che è Gesù gira nel nostro cuore, è facile che poi la nostra mente sia illuminata, le nostre azioni siano azioni luminose di bene. E poi dobbiamo, come lo specchio riflette la luce e porta la luce del sole in angoli magari bui della casa. Noi giocavamo da piccoli con gli specchi, prendevamo la luce, il raggio del sole, allora indirizzavamo negli occhi della nostra mamma, che magari si vedeva un po' disturbata da questa nostra luce, da questo nostro specchio. E così dobbiamo riflettere un po' la luce del Signore su tante persone che vivono nel buio del male, su tante persone che brancolano nelle tenebre della delinquenza, magari col rischio di cadere in comportamenti cattivi e di farsi e di fare del male e di perdere la vista della fede vera, l'orientamento della morale giusta, di non essere e di non avere neanche un barlume di luce nella nostra mente quando il cuore è magari proprio nelle tenebre. Faccio degli esempi molto semplici: il ladro, l'assassino, il bullo sono come quelle persone che cercano il buio. Operano di notte, amano l'oscurità e le tenebre per poter rubare, per poter uccidere, per poter fare del male, violentare, bullizzare. E allora noi cosa facciamo? Facciamo in modo che quando arriva la notte noi accendiamo le luci, perché ci sembra in questo modo di tenere lontane queste persone che agiscono e fanno il male nelle tenebre. Ecco, questo che succede in senso fisico, dobbiamo intenderlo in senso spirituale. Dobbiamo essere così illuminati e illuminanti da essere un po' un deterrente nei confronti di queste persone negative. E magari la nostra testimonianza luminosa di onestà, di sincerità, di bontà è un po' un rimprovero per queste persone. Magari
li porta un pochino a conversione, a passare dalle tenebre alla luce, al bene. Ecco, noi vediamo i nostri bambini, noi sentiamo che i nostri bambini quando nascono, diciamo, vengono alla luce, la mamma li partorisce alla luce, li dà alla luce, e però certamente sono luminosi i nostri bambini, sono una grande speranza di luce per tutto il mondo, dove purtroppo in questo mondo c'è tanto buio e dispiace che tutti i nostri telegiornali non fanno altro che buttarci addosso nelle nostre case, tutte cronaca nera, diciamo nera perché è cronaca tenebrosa, gente che uccide, gente che fa del male, gente che si comporta da delinquenti, insomma è triste un po' vedere e sentire sempre queste notizie, bisognerebbe quasi spegnere questi telegiornali che fanno quasi apposta a mettere lì sempre queste brutte notizie, ma che cosa impariamo noi da queste brutte notizie? Impariamo le tenebre, e poi dominano tanto le tenebre, per esempio in certe trasmissioni televisive che non fanno altro che rimarcare sempre tutto ciò che va male, il buio che c'è nella nostra società o anche quelle brutte cose che ci sono nel cuore delle persone. Pensiamo anche ai film che ci propinano, pensiamo a per esempio La Piovra, Gomorra, tutte queste realtà davvero di tenebra. Come si fa poi a essere positivi davanti a tutti questi esempi così negativi? Pensiamo ai giochi che hanno in mano i nostri ragazzi, che sono tutti basati sulla violenza, su cose brutte e cattive. Pensiamo al PC, come è usato qualche volta per vedere cose brutte. Pensiamo addirittura ai cartoni animati, che sono negativi invece che essere positivi. Ho letto qualche volta qualche romanzo che le nostre maestre danno in mano ai bambini. Ma che tristezza, sono pieni di mostri, pieni di cose mostruose, di cose... Ma come si fa di massacri? Si fa a far leggere ai bambini queste cose qui da piccoli? Noi leggevamo dei bei romanzetti pieni di amore, di storie anche commoventi, belle. Vedete come c'è questo gusto delle tenebre che fa male, che non si dovrebbe fare, non si dovrebbe dare ai nostri ragazzi. E quindi pensiamo al sorriso dei bambini, gli occhi dei luminosi dei bambini che danno tanta consolazione, sprigionano tanta luce, di gioia, di amore, irradiano davvero l'innocenza, la sincerità e la bontà. Certo, aspetta un po' ai genitori, non pensare solo al lavoro, alla carriera, al divertimento, ma pensare prima di tutto a questi nostri figli, educandoli davvero a conservare e a crescere in loro la luce bella, buona, positiva, la nitidezza, la purezza dei valori tradizionali, civili e religiosi, di rispetto per Dio e per il prossimo. E poi Gesù aggiunge anche un'altra frase a quella: io sono la luce del mondo. Dice: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco, la luce infatti permette la vita. Il buio, quando è improvviso e totale, come quando capita un blackout, blocca la vita, paralizza la vita. A casa mia, quando la mamma spegneva la luce, non si doveva parlare più, e se non ci si doveva più muovere, si doveva dormire. Ecco, la vita si esprime soprattutto nelle parole, nelle azioni, quando c'è la luce, e la luce deve essere la luce del Vangelo. Noi dobbiamo fare opere luminose e avere parole luminose, opere luminose che realizzano bontà e amore, e parole di verità e di giustizia, secondo proprio gli insegnamenti del Vangelo, che sono insegnamenti luminosi e quindi insegnamenti di vita. Però il Vangelo non deve essere come una lampadina spenta, perché con una lampadina spenta che cosa fa? La dobbiamo accendere, il Vangelo, se la teniamo spenta non serve a niente. E quindi il Vangelo deve essere una lampadina che noi accendiamo, però, per illuminare un po' il nostro comportamento, le nostre parole, perché siano comportamenti e azioni buone, di amore, parole di verità, di sincerità e di giustizia. E quindi facciamo in modo davvero che la nostra vita sia evangelica, sia cristiana, sia con le luci accese, col Vangelo acceso. Allora sì, sarà veramente una vita secondo il Vangelo, una vita secondo il cristianesimo. E poi Gesù parla anche di un camminare nella luce, camminare. E qui mi sembra di pensare a due fenomeni che possono darci un senso anche spirituale.
C'è in alcune parti del nostro pianeta, in alcuni posti, questo fenomeno che io ho anche visto una volta in Palestina, il fenomeno che quando cala il sole, improvvisamente si va nella tenebra, nella notte. Non è come da noi che c'è il tramonto e l'alba, dove la luce arriva e va via lentamente, lentamente. No, improvvisamente, se cala il sole, bam, arriva la notte, arriva il buio improvvisamente. È un fenomeno così che succede in alcune parti del nostro pianeta. Bisogna quindi essere preparati a questo fenomeno spirituale. Può capitare, per esempio, un lutto grave in famiglia, può capitare un incidente, una sfortuna, una malattia, una violenza, una crisi. È come se improvvisamente uno piomba nel buio, più totale. Allora arriva il panico, la paura, l'angoscia, la disperazione. In queste situazioni cosa bisogna fare? Se uno cammina, si trova improvvisamente, cala il sole, buio totale, che fa? E deve avere una pila. Se non ha neanche una pila, come fa ad andare avanti, a camminare, a finire il suo cammino? E che cos'è la pila di emergenza che noi dobbiamo accendere in questi momenti in cui improvvisamente uno crolla in una situazione di buio? E la pila è la fede. Dobbiamo sempre avere la fede pronta. Ma la pila, sapete che se non ha le batterie, se ha le batterie scariche, non fa nulla, non si accende neanche. E le batterie come si caricano? Con la preghiera. Ecco, quindi ricordiamoci la fede e la preghiera. Nei momenti di buio improvviso, non ce l'aspettavamo, succede una cosa che ci mette in crisi totale, perché buio totale. In quel momento accendo la mia pila, la pila d'emergenza, la fede. Allora con la fede riesco ancora a camminare, a vedere dove devo andare, cosa devo fare, come mi devo comportare. Ma la fede, se le pile sono scariche perché non prego mai, perché non vado mai a messa, diteglielo agli altri che non vengono mai. E come fai? Insomma, se le batterie scariche la fede non funziona, non ce l'hai, non si accende. Ecco, quindi è importante questa cosa qui. Ricordate questo fenomeno che può capitare nella vita. E poi c'è l'altro fenomeno che io ho visto quando qualche volta sono andato in aereo, no? Siamo partiti sulla pista che c'era un cielo nero, pioveva, buio. A un certo punto l'aereo sale, a un certo punto esce dalle nuvole e si è immersi dal sole. Oh, com'è bello! E vedi le nuvole sotto, e guarda un po'. Ecco, sono riuscito a superare. Ecco, cosa sono queste nuvole nere che noi col nostro aereo spirituale dobbiamo passare, dobbiamo cercare di superare, perché sopra c'è il sole, sopra c'è la luce, sopra si sta bene, si è riscaldati, invece di esserne freddi. E sono le nuvole nere dei rapporti con gli altri. A volte sono rapporti difficili, a volte sono rapporti di litigio, di dispiaceri, di cose, depressioni, di insoddisfazioni. E come, ecco, la gente che ha la faccia scura, ecco, e anche noi a volte ci viene, anche noi un pochino, le vostre nuvole nere le abbiamo dentro noi, nella nostra faccia scura, perché siamo arrabbiati, faccia scura, nuvole nere, ecco, in situazioni pesanti, di difficoltà con gli altri. Cosa bisogna fare? E l'aereo dell'amore, che dobbiamo spingere i motori forti, perché superare queste nuvole, di sopra c'è il sole, sopra c'è, quindi ci vuole davvero tanto impegno nella pazienza, nel sacrificio, nell'amore, buttarsi avanti con tutte le nostre forze di amore, salire sempre più in alto nei rapporti buoni col prossimo, con coraggio, con forza, superando queste nuvole nere, questi rapporti neri proprio con gli altri, di rabbia, di rancore, di litigio, di incomprensione. Ecco, avere la certezza che dobbiamo volare sopra queste cose, con fatica ma con amore, volare sopra tutte le rabbie nere della vita, le inimicizie, le cattiverie, per essere poi arrivare a essere riscaldati, illuminati dal Signore Gesù, che è il sole della nostra vita, sole di pace, di amicizia e di bontà. Ecco, il motore dell'aereo spirituale della nostra anima è la carità, è l'amore, è la generosità, il perdono, è la solidarietà, questo alzarci sempre di più sopra le facce nere, oscure, imbronciate, nostre o degli altri, per trovare ancora il sole divino, il sole della pace, il sole del cuore buono.
Gesù ci ha detto di essere luce del mondo, noi dobbiamo fare in modo che Lui sia luce, oltre che del mondo, della nostra anima, del nostro cuore, della nostra fede, la nostra preghiera, la nostra pace, la nostra bontà col prossimo. Fa in modo che noi siamo davvero luce anche noi, che questa luce, che Gesù sia dentro di noi come sole divino, e dobbiamo quindi sprigionare e poi portare questa luce agli altri. Uno scrittore ha detto: invece di maledire le tenebre, ognuno di noi accenda la sua piccola luce, e mettendola insieme alla luce di tanti altri, davvero si superano anche le tenebre. Allora accendiamo questa luce della fede e della preghiera, accendiamo questa luce dell'amore e della bontà, accendiamole al cero pasquale, che è simbolo di Cristo risorto in mezzo a noi. Dopo il Vangelo, noi, tuo popolo e gregge che tu pasci, ci affideremo sempre e solo a te, annunzieremo in eterno le tue lodi. Alleluia. Fratelli carissimi, al Signore Gesù, che è risorto dei morti, intercede per noi presso il Padre, affidiamo le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Fratelli e sorelle, per la Chiesa che nella celebrazione della tua Pasqua riconosce il centro della propria fede, sia sempre una comunità aperta alla speranza e operosa nella carità, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per l'umanità, sempre più spesso confusa e smarrita, possa trovare pace e ristoro alle tue sorgenti, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per l'Università Cattolica, l'impegno a servizio della cultura e della ricerca si è orientato alla promozione della dignità di ogni persona, per la costruzione di un nuovo umanesimo, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i fratelli defunti, Aldo, Veneranda e Antonio, e per tutti i nostri cari morti, perché siano accolti nella luce eterna del cielo, preghiamo. O Dio, che hai risollevato il mondo con l'umiliazione del tuo Figlio, conferma in noi la gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare con pienezza alla gloria eterna di Cristo risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Cantiamo al Signore Gesù, che è luce del mondo, sole vivo per i nostri cuori e le nostre famiglie. Canto numero 5, a pagina 25. Tu sole vivo per me sei, Signore, vita e calore di splendi mio sole, luce ai miei passi ti voglio, Signore. O sole vivo per me sei, Signore, vita e calore di fondi nel cuore. La tua parola mi sveglia al mattino.
alla sera con te. Tu sole vivo per me sei, Signore, vita e calore di fondi nel cuore. Sulla mia casa ti innalza mio sole, splenda d'amore di luce per me. O sole vivo per me sei, Signore, vita e calore di fondi nel cuore. Ci alziamo a professare la nostra fede, luce sul nostro cammino. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio, che in questo misterioso scambio di doni ci chiami a partecipare alla ricchezza della vita divina, rendici testimoni nelle opere della verità che mirabilmente ci ha illuminato, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella sua varia ricchezza e hai disposto l'avvicendarsi delle stagioni. All'uomo plasmato con sapienza tua immagine, hai sottomesso ogni creatura vivente, affidandogli tutte le meraviglie dell'universo. Dalla terra lo avevi tratto, ma rigenerandolo nel battesimo, gli hai infuso una vita che viene dal cielo. Da quando l'autore della morte è stato sconfitto per l'azione redentrice di Cristo, l'uomo ha conseguito il dono di un'esistenza immortale e, dispersa la nebbia dell'errore, ha ritrovato la via della verità. Riconoscenti e ammirati per questo disegno di salvezza, uniti agli angeli santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Sia colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna nell'alto dei cieli, osanna.
Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede a loro dicendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E il Signore è risorto dalla morte, e il Signore ogni ginocchio si pieghi ed ogni lingua proclami che Gesù è. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. E Signor, e Signor, risorto dalla morte, Signore, ogni ginocchio si pieghi ed ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Mistero della fede. Tu, ci redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, Salvatore del mondo. Il mistero che celebriamo, Padre, obbedienza al comando di Cristo, manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché il rito che noi compiamo con fede e con amore abbia il dono della presenza del Figlio tuo risorto e vivente. Degnati, o Padre, di accogliere questo sacrificio pasquale. Unite la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo Sposo, a Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e a tutti i Santi, insieme col Papa nostro Francesco, col Vescovo nostro Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata nello Spirito Santo dall'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane,
Padre, quando ero con loro, proteggevo quelli che mi hai dato e ora vengo a te. Non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di salvarli dal male, dice il Signore. Alleluia. Illuminati dalla fede e dall'amore, preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non si deve partecipare, ma di soltanto una parola. Alla comunione, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore. Alleluia. Riceviamo la comunione cantando a Cristo risorto, luce del mondo, canto 63 a pagina 42. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore. Alleluia, Cristo è
Il Signore Gesù, luce del mondo, luce dei nostri cuori, è dentro di noi questa santa comunione. Cantiamo ora Lui perché la sua luce si diffonda nel mondo intero, soprattutto là dove ci sono tante tenebre. Canto 73 a pagina 44. Il Signore è la luce che illumina il mondo. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la luce che dona la vita. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è presente nel cuore di tutti. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore ci ha dato una viva speranza. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la luce che illumina il mondo. Gloria, gloria, Signore. Recitiamo un'Ave Maria la Madonna. Abbiamo iniziato il mese di maggio. Sia lei che ci ha donato Gesù, la luce del mondo, che ha dato la luce il bambino Gesù, sia lei a benedire tutti noi e a portare nei nostri cuori sempre la luce di Gesù, il sole divino, nelle nostre famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Preghiamo. O Dio forte e misericordioso, la grazia che ci è stata elargita sia in noi principio di vita eterna e il dono ricevuto alla tua mensa diventi sorgente e certezza della gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona domenica. Cantiamo alla Madonna il canto 177. Rallegrati Maria, perché il Figlio che hai generato non è più tra i morti, è vivo, e dal suo sonno si è risvegliato. Con te cantiamo alleluia, tuo figlio è vivo, alleluia, l'abbiamo visto, alleluia, e lo annunciamo, alleluia. Rallegrati Maria, Cristo Signore ci ha liberato, ci precede in Galilea, là lo vedremo come ci ha detto. Con te cantiamo alleluia, tuo figlio è vivo, alleluia, l'abbiamo visto, alleluia, e lo annunciamo, alleluia. Rallegrati Maria,
che con Cristo risorgeremo. Noi sperando rinasciamo, con Lui morendo noi riviviamo. Con te cantiamo alleluia, tuo figlio è vivo, alleluia, l'abbiamo visto, alleluia, e lo annunciamo, alleluia.